Eccoci con Clonoa, andiamo alla visione 5, che mi sa che è verso la fine del gioco, forse è un penultimo mondo, non lo so. Grazie. Esatto. Puoi lasciarci a quell'entrata. Ne siete davvero sicuri, ragazzi? Sì, è perfetto. Grazie per l'aiuto. Non temere, non ci vorrà molto. Fate attenzione, voi due. Ok, andiamo. Non so bene cosa dobbiamo fare qua, però. Ah, filmato è già. Ok, siamo qua. Dove cazzo andare? Ah, ok. Dobbiamo recuperare le gemme qua in modo di entrare. Sì, l'audio è veramente troppo alto dell'aura musica. Se lo sapevo così lo abbassavo. Cazzo, eh? Vai, prendiamo l'altra strada. Ah, c'è l'ascensore, vaffanculo. Non l'ho capito. Verde e giallo. Io suppongo che i due cosi siano lì. Andiamo, eh. Non ha tempo, vero? Ah, meno male. Vediamo un po', c'è il fuoco, le fiamme. Mi ricordano Tommy anche queste. So di merda. Ne dipende. O poi dice pene. Lo sa anche che dice pene. Vorrei anche saltare. Mi si prendono due vite. No, eh. No, che come passo? Vabbè, non passo semplicemente. Quante vite ho? Andrà abbastanza. Aia. Ho preso una vita per perderla subito. Che bello. Vabbè. Merda. Prendiamo questi cosi. Ho detto prendiamo questi cosi. Va bene, appena finisce sto coso di bruciare. Grazie.
Ecco, c'è uno stronzo dietro. Ma cazzo ci faccio le fiamme che rompono i coglioni? Oh, ce l'ho fatta. Cos'è quel coso giallo? Si è acceso? Ah, è uno di quei cosi. Ok, ok, ho fatto bene andare di qua allora. Yeah! Scendiamo. Andiamo di nuovo di qua, quante vite c'ho? 17, volta sfiga. Non ci credo, una porta sfiga anche se non ci credo. Perfettamente senso. Yeee! Yeah! Cosa cazzo faccio? No, ho lanciato l'anello. Mica, sta attento, gli serve qualcosa. Posso buttarmi, tanto è qua. Ok, è abbastanza semplice comunque. Vado di qua per quello verde. Ci sono indicazioni stradali proprio. So di me. Cosa? Aia! Guarda che stronzo terribile. È un bastardo. Guarda che stronzo. È una merda quel tizio. No, è palle. Adesso, concentrazione, perché tra quello lì. Ma che cosa? Ah, che palle. E si blocca dentro, ragazzi, ci mancava solo questa. O si è bloccato il gioco? Vabbè, ok. E mo come cazzo ci fa? Ah, l'ho fatto di giro, che palle. Ma l'ho già vista sta scena, non c'è bisogno che me la ripeti. Ah, quella partita è stronza, veramente. Vabbè. L'analogico qui non serve un cazzo perché non ha l'animazione della camminata, non rallenta neanche. Tanto vado usare i tasti direzionali. Tanto io sto giocando in joystick alla PlayStation, quindi non è un problema. Anche perché questo gioco è stato tirato inizialmente per giocare, per essere giocato in joystick alla PlayStation, quindi a posto. Viva il joystick della PlayStation, best joystick ever. È l'unico joystick che mi piace veramente, veramente. È il mio preferito. Gli altri, ma... beh, proprio... sono di merda, schifoso. Ma allora, ucciderlo, devo ucciderlo. Poi sicuramente devo ucciderlo, perché non per troppo il cazzo. Facciamo così, lo uccido così. Merda. Ma che cazzo faccio? Oh! Adesso voglio subito la cosa, ma immediatamente. Ok, qua c'è qualcosa? È chiuso. Ah, c'è la vita però, questo qui mi serve. Andiamo qui dentro, yeah! C'è una di queste cose qua che ancora... non ho mai capito in non so quanto tempo che gioco sto gioco cosa cazzo serve quello a fare, ma va bene. Sì, ok, lo intuivo, non c'è bisogno di stare in un filmatino. Devo prendere sto coso qua e saltare sopra. Logico. Ma non è così difficile sto livello, anzi non è per niente difficile. Ok, dove cazzo sono andato però? Ah, ok. Cosa? Oh, piano. Oh! È una trappola! Pezzi di merda. Stanne via. Adesso così che funziona, guarda che bello. Ah, annaggia. Cosa? Un attimo, Ma che cazzo? Mo come faccio? Ah, ok. Un attimo. Merda però. Sono un idiota. Ah, sapete comunque è uscito un gioco di... Sì, ma da parecchio, Un gioco di Layton lì su dottore. È un gioco del DS dove devi risolvere le cose, no? Che è contro Phoenix Wright.
E non mi ricordo se è professore o dottore, non so bene che lavoro, che scuola abbia fatto, che laurea. Però, insomma, quello lì contro Phoenix Wright è il direttore di doppiaggio Alessandro Ricci, quello di Snake. Quindi c'è uno di questi giorni, guardo un pochino di filmati a riguardo e vedo un po' com'è doppiato. Magari c'è Ricci che fa addirittura delle parti lì dentro, sapete che figata se così fosse. Che figata per me, poi magari quando fai un cazzo, ma a me interessa abbastanza. Puttana me! No, cioè non è l'unica cosa che ti uccide subito a parte le cadute. Non è giusto. Ma di qua devo andare. Va bene, sì. Metti giù che no. Veramente fa male alla mano, veramente. Causa il cancro qualcosa. Il cancro alla mano. Anche perché è così luminoso, per me è radioattivo. Scendiamo, andiamo a sinistra. Prendiamo l'ascensorio. Ascensore, 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 bene. Deficienza a parte, andiamo avanti, cerchiamo di non morire stavolta. Pezzo di merda. Ah, libero quello di sotto solamente per. Perché è lì, se no non l'avrei liberato. Sei un cazzo. Questo è la sveglia, ok. C'è un altro ascensore che mi porta probabilmente indietro, quindi no. Devo andare qua che c'è il coso rosso. Veramente, se ci sei alle fiere lì, Lucca, cazzate varie, ci andasse anche Alessandro Ricci, io ci andrei tutti gli anni. Voglio prendere anche l'autografo di Alessandro Ricci. Ok. È abbastanza difficile sta parte. Poi mi ricordo un pochino Abe, poi no. Come ambientazione, dico. Lo Wata è il nuovo Wahoo. Ta-na-na-na-na-na, Wata-na-na-na-na-na-na. Ok. Fate ste cazzate. Merda. Salta. Ok. Grande clonò il salterino. Clonò il coso peloso salterino. Credo che sia un gatto. Che devo fare? A saltare no. Potevo fare così? Neanche. No, non capisco cosa devo fare, perché lì c'è sicuramente un. Vabbè, devo fare il giro, va. Capito. A me! La forza è con me! Per il potere di Grayskull! He-Man! Che poi Grayskull è cattivo. Vabbè. E i bastardi dell'universo. Ok. Capito cosa devo fare. No, 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 qui. Questo ascensore è stronzo. Cambia direzione. Madonna, mi sono salvato il culo per un pelo, ma per nulla perché. Oh mio Dio, le fa tutto il giro adesso. Almeno sbrigati. Dai. Quel gioco di clono per Game Advance è carino, se non avete ancora giocato provatelo perché non è male. Cioè è più basato sui puzzle che sul platform, però è bellino. A me perlomeno è piaciuto. Cioè è piaciuto. Non l'ho mai finito, però quel che ho giocato mi ha divertito. Pezzo di me. Adesso tu vieni con me. E muori. Solo per il gusto di morire. Ok. Merda! No, ero lì! Ero lì! Ero lì, cazzo! Ma no, adesso sta concentrato, non fai cazzate. Dimmi che non devo rifare tutto. Non ti pareva. Dai! Ma poi le gemme quando muore tornano quelle di prima, non ha senso sta cosa, perché se le vite non tornano quelle di prima, le gemme sono per le vite, quindi non ha senso. È come se tipo in Crash le mele quando muori non tornassero, rimanessero quelle che hai preso prima di morire. No, al checkpoint, cioè. Ok, ho preso questo coso qua, devo salire. La sveglia qua che non ho mai capito a che cazzo serve. Poi questo qui c'è il doppio punti. Yeee! Yeah. Oh mio Dio, ecco, grazie mille. Bene.
Boh, a posto. Ok, mettiamo il nostro amuleto qua. E ce ne manca solo uno. Yeah. Quindi la parte può anche finire qua, perché è durata un bordello. Quindi Fox, alla prossima, ciao.